buona serata a tutti e benvenuti in quel di Forte dei Marmi per assistere alla 10ª giornata del campionato di Serie D Girone E. Siamo a Forte dei Marmi per la partita, la 10ª giornata fra Real Forte Querceta e Pianese. L'ultimo uomo come sempre è Buccadamo, forse uno dei giocatori più veloci che ha la Pianese. Bello, nel mezzo, bellissimo, grande parata Maggò, era lì Mignani dopo la grandissima parata sul colpo di testa. Ma devo subito aprire il mio tabellino e segnare al primo minuto e 30 secondi la rete per a sfavore della Pianese con la rete di Mignani. Sempre delle donne insieme a Proietto, che effettivamente sono due che di testa poco possono aiutare poco. La tocca, go! Ancora Mignani. Questo è un ragazzo che sa dove mettere i piedi in qualsiasi momento della partita. Nella prima rete era al centro dell'area piccola, questa seconda rete era esterno nella fascia secondo palo, è riuscito anche questa volta a metterla dentro e siamo esattamente all'ottavo gol della stagione, e 8 in tutta la stagione, 2 oggi, ne aveva 6, oggi 2, si va ad 8. Perché te lo sai, grande presidente. Bravo! Grande De Fazio! Bravissimo! Pinto ha fatto un piccolo errore, diciamo, di gioventù. Lancio profondissimo su Scarpa. Siamo al limite dell'area, attento alla botta, bello! Bello! Nulla da dire, grandissimo! Azione in contropiede al 43esimo, prova l'imbucata nel mezzo, bello, 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 e ancora al 45esimo il numero 9, 45esimo 2-2, numero 2 su Buccadamo, Remy Buccadamo. Buccadamo la mette nel mezzo, Mignani la tocca ma viene messa in calcio d'angolo. Gagliardi viene in avanti, trova le donne, la mette nel mezzo per Cocò, colpo di tacco, le do, bellissima azione, ah, Mignani leggermente in ritardo, occasionissima per la formazione della Pianese, limite dell'area, la mette al secondo palo dopo solo Soletto anche questa volta, portiere questa volta era posizionato bene, stessa azione del primo tempo, si spingono dentro l'area di rigore, battuto al primo palo, passa su tutta l'area piccola, non la tocca nessuno, c'è stata una grossa occasione secondo me per la Real Querceta. Donne, botta, incrocio dei pali per le donne, esattamente al 31esimo, donne ancora. Ancora Simeoni, bella l'azione in partenza, ancora Remy, prova il cross nel mezzo, ma il portiere esce molto bene, abbranca la palla, discreto, altro uomo con grampi, batte le donne, primo palo, tocco di testa, Simeoni, è logico che, e allora la Pianese torna, mi è sembrato Simeoni, non ne sono sicuro, e ancora per oggi la Pianese ha ripreso i suoi 3 punti, ha faticato un po' più delle altre giornate, ma anche oggi è riuscita a prendere 3 gol alla formazione del Real Forte Querceta. E pertanto, che dire, Pianese in testa alla classifica, partita sofferta, sì, ma sicuramente tribolata. 3 punti che la te portano nuovamente in testa alla classifica,
e pertanto da Forte dei Marmi, Pianese 3, Real Querceta 2, e ci risentiamo con il commento di Romano Mauro, le riprese e la regia di Moriano Micheri. Un abbraccio a tutti e a risentirci nelle prossime occasioni. Ciao! Come tutte le domeniche, mister della Pianese, Prosperi. Oggi partita, come dire, da due volti. Il primo tempo visto una Pianese convinta, decisa, poi forse col calo di ritmo ma anche con la forza di volontà del Real Querceta ci ha rimesso un po' in difficoltà, ma se c'è, c'è, e la Pianese c'è, perché vi ricordo che ha 24 punti, prima in classifica, con una partita in meno. Mister Prosperi oggi ha risolto, secondo me, la partita con gli ultimi 3-4 cambi, che ha ridato l'ultimo colpo di vitalità alla formazione. Ma allora, il primo tempo siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto subito un piccolo passaggio a vuoto, a prescindere non avevano fatto gol, ma non siamo stati proprio brillantissimi. Poi hanno trovato due grandissimi gol, perché bisogna dare merito anche agli avversari, perché hanno fatto due grandissimi gol. E Querceta non ha dei giocatori da stare ultimi in classifica, assolutamente, noi li conosciamo tutti, quindi sappiamo che la partita era molto difficile e non ci sorprende che la partita sia stata molto complicata. Per quanto riguarda i cambi, io lo dico da inizio anno, lo dico perché è un nostro convincimento, questi ragazzi erano tutti alla grande e quindi anche chi è impiegato meno, lo porto, ha già fatto gol, non ha mai giocato dalla prima partita. Miccoli è un giocatore che probabilmente giocherebbe in qualunque altra squadra. Tognetti è un ottimo giocatore. Alagia ha avuto un brutto infortunio. È normale che purtroppo io sono obbligato a fare delle scelte, ma non devo cercare di sbagliare il meno possibile. Ne ho dei ragazzi validi che si allenano tutti veramente alla grande, e quindi a volte starà fuori uno, a volte un altro, però non possiamo fare diversamente che lavorare tutti al massimo e cercare di trarre il massimo da tutta la rosa. E noi non possiamo fare altro che fare complimenti a lei e alla formazione, perché state tenendo un ritmo spaventoso. Ma noi stiamo cercando di fare più punti possibili per fare il campionato che ci compete. Lo dicevo ai vostri colleghi, noi in questo momento credo che noi il Serravezza siamo degli incomodi là sopra, cioè d'accordissimo, nessuno se l'aspettava, e probabilmente siamo, ripeto, degli autoinvitati a una festa. Lì ci dovremmo stare il Livorno, il Grosseto, il credo il Gavorrano, insomma il Montevarchi, il San Donato, squadre che sono retrocesse dalla C. Noi però lavoriamo per fare il massimo possibile, poi vediamo dove arriviamo. Allora le posso dire che state lavorando benissimo. Ma i ragazzi stanno lavorando veramente bene, devo dire che stanno lavorando veramente veramente bene, e di questo ne sono particolarmente contento. Bocca al lupo, ci rivediamo le prossime settimane. Grazie mister. Bocca al lupo, grazie. A caldo, è appena terminata la partita, abbiamo trovato finalmente ai nostri microfoni Cangi Francesco, direttore sportivo della formazione della Pianese, a cui io personalmente, ma non solo io, tutti quelli che seguono un po' il calcio, devono chiedere le spiegazioni. Fare una squadra con 15 elementi nuovi, un allenatore nuovo, ma rimanere a livelli di sempre, non è uno scherzo. No, intanto diciamo a caldo, come hai detto tu, sono molto contento per la partita di oggi, perché comunque si era messa subito bene per noi, poi come succede in tutti i campi sono venuti fuori gli avversari e abbiamo pareggiato. Siamo stati bravi nel finale con i cambi da chi è entrato dalla panchina a portare a casa 3 punti da un altro campo difficile, e diamo continuità all'ottimo lavoro che abbiamo iniziato dal 24 di luglio. Come hai detto tu, ora la Pianese, anche da quando sono arrivato io, è un anno e mezzo, siamo sempre stati lì, primi, secondi, primi, e adesso siamo di nuovo lì. E partiamo da una base importante, che è quella della società e dell'ambiente, che ti danno tutto per lavorare bene. Poi c'è stata una scelta di uno staff, di un mister e il suo staff, secondo me molto molto competenti, di cui io a oggi sono stracontento, ma non per i 24 punti, ma per il lavoro che fanno dal primo giorno ad oggi, e li vedo tutti gli allenamenti. E poi c'è stata, dai, comunque la scelta
dei giocatori piano piano ponderata, che oggi stanno facendo bene, stanno facendo quello che in estate mi immaginavo, qualcuno sta facendo meglio, qualcuno può ancora crescere. La squadra a oggi, la cosa bella è che secondo me ha ancora qualche piccolo margine di miglioramento, quindi è la cosa fondamentale. Quindi a oggi, dopo quasi un terzo del campionato, perché abbiamo da recuperare una partita, ma se no saremmo alla decima. 15 di Acqua Livorno. C'è da fare i complimenti a tutti per il lavoro che è stato svolto dal 24 ad oggi. Squadra non competitiva di più, e poi logicamente ha dei momenti, come ci ha fatto vedere oggi, dove si è sentita superiore, secondo me, in qualche cosa. Al nono minuto 2-0, un po' calato di tono, ma poi ha ricavato la grinta che ha dimostrato. No, come ti ho detto prima, sono partite, chi ha giocato a calcio sai, queste qua sono partite difficili, perché comunque è una partita, loro venivano a due sconfitte con l'allenatore nuovo e oggi era un po' la prova del 9 per cambiare volto. Noi c'era l'inganno della classifica, noi primi con 21 punti, loro ultimi con 4, però loro hanno un organico secondo me non da ultimo posto, però poi gli episodi nel calcio fanno la differenza. Ma poi oggigiorno in questo campionato io ancora non ho visto una squadra materasso. Le squadre sono tutte difficili da affrontare, però come hai detto tu, secondo me nelle ultime 2-3 partite si è vista una Pianese consapevole dei propri mezzi, che a Ponzacco è andata sotto e l'ha ribaltata con grandissima pazienza e forza. Oggi è riandata sotto, ma come ti ho detto prima, voglio fare i complimenti anche ai 4 ragazzi che sono entrati, perché hanno cambiato il volto negli ultimi 20 minuti della partita, quindi questo vuol dire che stiamo lavorando bene, c'è un gran gruppo anche a livello di entusiasmo di ragazzi, di uomini, e quindi la strada è buona, c'è da continuare a lavorare domenica dopo domenica e niente più. Il mister del Real Forte Querceta, Francesco Buglio, a cui voglio chiedere se è soddisfatto. Non mi può dire credo di no, perché io ho visto una Real Querceta che non può avere 4 punti come effettivamente ha. Ci sono dei giocatori, c'è una squadra, c'è la voglia di fare, poi c'è sempre qualcosa che gli manca forse. Sì, la ringrazio intanto e ringrazio il mister che mi ha fatto i complimenti e lei, però non possiamo dare 3 gol su palle ferme. Questo, 3 calci d'angolo. 3 calci d'angolo, abbiamo preso 3 gol. E poi penso che questa prestazione dei ragazzi è stata importante contro la prima in classifica, che ha grande qualità. Il rammarico è che mercoledì abbiamo giocato contro il San Donato con una squadra strutturata e tutte le palle ferme i miei giocatori le hanno tutte respinte. Oggi, inspiegabilmente, sapevano tutto, come sempre, come io devo fare, il mio lavoro. Non mi aspettavo di pigliare 3 gol su calcio d'angoli. Questo è il rammarico, però i 4 punti rimangono. Io non si fa classifica con i complimenti, però mi aiuta a lavorare ancora di più e cercare di aiutare questi ragazzi. Questo è sicuro, cioè, non è, secondo me non è possibile. Io ne ho viste quasi ormai, ho visto 10 partite, sto capendo un po' anche l'annata, perché tutti gli anni c'è sempre qualcuna che esce fuori, ma il Real Crocetta non è quella formazione che deve stare giù in fondo, secondo il mio modesto parere. Giocano a calcio. Posso fare qui un, anche se sono molto arrabbiato, deluso per il risultato, per i punti non, giustamente, non portati in classifica e soprattutto per questi ragazzi qui che hanno bisogno. Un punto con la Pianese per noi voleva dire una grandissima vittoria, voleva dire rialzare il morale, una ripartenza. Però se continuiamo così noi salviamo il Real Forte Querceta, sicuro, sicuro, sicuro. Sono venuto perché credo in questi ragazzi, in questa società, e farò di tutto per salvare questa categoria qui, perché se lo meritano tutti i dirigenti, se lo meritano tutti quelli che lavorano per questa società. Noi di Teleidea la ringraziamo, ma gli facciamo un in bocca al lupo grandissimo, grazie mille e buon proseguimento. Grazie a voi, in bocca al lupo. Grazie mister. Grazie.